Buonasera a tutti, scusate la voce che fortemente è alta. Vi ringrazio di essere presenti per l'occasione. Io sono Sandro Massimiliano, presidente del Circolo Culturale della casa editrice Fondo Nicola e Unisu, annesso, e sono qua stasera a presentarvi il dottor e professor Adriano Gaspari, che è l'autore Archeoastronomia, la conoscenza del cosmo e delle popolazioni antiche. Io ora vi lascio perché proprio ho poca voce e faccio introdurre il discorso dal dottor Lori Soldi. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera, io sono qui come al solito nella veste di padrone di casa, in quanto membro della libreria Ibis, associo della libreria Ibis. Sono da anni ormai un studioso di astrologia antica e l'astrologia antica non è come l'astrologia moderna, necessita un minimo di nozione di astronomia di posizione, perché erigere un tema non significa altro che mettere su una figura l'esatta posizione degli astri, così come li vede l'osservatore nel luogo per il quale la figura viene eretta. Quindi in realtà, anche se io non mi sono mai occupato più di tanto di astronomia, se non tangenzialmente, quando ho cominciato a leggere il libro del professore ho trovato molti punti di contatto dei quali mi sono compiaciuto. Permettetemi un minuto e mezzo con quale vorrei riferirmi un aneddoto che mi è capitato anni fa, ma mi serve per introdurre il discorso per ciò che voglio dire. Mi trovavo a Bari, città che frequento spesso perché ho degli amici, tutti musicisti, ma insomma questo non c'è, e parlavano al telefonino per darsi l'appuntamento per la sera. E l'amico che era con me dice al suo interlocutore: ci vediamo dalla chiesa di Goldrake. Io sono rimasto così e quando ha finito la telefonata ho detto: scusa, cosa vuol dire la chiesa di Goldrake? Perché la chiamate così? Mi fa: quando la vieni capisci, ragazzi. E infatti dopo circa un'ora siamo arrivati al luogo dell'appuntamento. Io prima sono inorridito, poi quando mi sono riavuto, la chiesa non era brutta, era mostruosa, non c'è un altro aggettivo. Quando mi sono riavuto ho fatto un bilancio, perché con un po' di spirito campanilistico ho detto: ma insomma, siete messi male. Poi in realtà anche da noi, parlo di Bologna, ci sono parecchie chiese mostruose. E devo dire che una delle cose più tristi dell'architettura moderna è proprio l'architettura sacra, che in genere è brutta, ma non di rado finisce per essere mostruosa. Va da sé che la colpa in primis non è dell'architetto, ma è del vescovo che l'ha approvata. L'architetto poveretto si è laureato in una facoltà dove ha studiato astronomia, dove ha studiato architettura. E come tutti sappiamo, nelle facoltà moderne di architettura non si studiano più i canoni di costruzione dell'architettura sacra. Dico che non si studiano più perché anticamente le cose non stavano così. Se noi prendiamo il De Architettura di Vitruvio, qui è chiarissimo, tassativo, apodittico nel sostenere che un conto è edificare un edificio volto all'uso civile. Le regole che si devono, che l'architetto deve seguire nel costruire un edificio dedito ad un uso civile, sono completamente diverse da quelle che lo stesso architetto deve seguire quando erige un luogo di culto, cioè un tempio. Nell'antichità il tempio, il luogo di culto, doveva avere un canone
canone che era suo proprio ed era rigorosissimo. Non era ammesso l'arbitrio in nessun modo. Parlo delle grandi culture, delle grandi civiltà dell'antichità. Naturalmente questa cosa tramonta quando nasce il libero pensiero, col 600, 700, l'illuminismo, eccetera, eccetera. Tutto questo tramonta. Gli architetti moderni non conoscono neanche l'esistenza. Non sospettano neanche che anticamente fosse obbligatorio rispettare un canone, per cui sono insipienti e non è colpa loro. Non dimentico, se seguissero se non altro dei criteri estetici, non produrrebbero quegli aborti di pietra che producono, comunque sia avallati dai vescovi, quindi la cosa è terribile. Ma il problema non è estetico, perché anche se sono mostruosi, il vero problema è che non c'è un contenuto. Sono degli ammassi di pietra e cemento che non hanno né capo che né coda. Noi sappiamo, per questo ho citato Vitruvio, che nell'antichità era inconcepibile costruire un luogo di culto senza rifarsi un canone. E volendo semplificare in maniera massima, i canoni fondamentali sulla base dei quali veniva progettato il luogo di culto erano due. Il primo era l'ordine del cosmo, una riproduzione della volta celeste con i suoi modi fondamentali, l'eclittica, la luna, eccetera, eccetera. L'altro canone fondamentale era il corpo umano. Naturalmente sembrano due, ma in realtà sono uno solo, perché uno degli assunti fondamentali di tutta la cultura antica è che il macrocosmo e il microcosmo sono retti dalle stesse leggi. Bene. Solo che se noi diciamo che gli antichi egiziani, i babilonesi, i greci, i latini, fino ad arrivare alle cattedrali gotiche, che sono dei capolavori quasi assoluti, sono eretti rispettando un canone astronomico, quale che sia, ci meravigliamo fino a un certo punto. La grande scoperta degli ultimi anni è stata che anche nella preistoria, quindi prima dell'invenzione della scrittura, laddove troviamo dei luoghi di culto che ci possano restare, quindi parliamo di resti megalitici, parliamo di cose che comunque restano dal punto di vista archeologico, in popolazioni alle quali noi non attribuiremmo una conoscenza astronomica tale per cui, in realtà anche lì troviamo che il luogo di culto è stato eretto rispettando dei canoni astronomici rigorosissimi. Perché questa importanza? Perché l'associazione archeologia come scoperta, riscoperta del tempio, del luogo di culto, quindi architettura e astronomia? Perché se la Terra è il luogo in cui noi abitiamo col nostro corpo, l'origine della nostra anima, il luogo d'origine della nostra anima è il cielo. E se è il luogo d'origine, sarà anche il luogo in cui torneremo, compiendo un viaggio che le cui tappe sono riconosciute delle costellazioni, in certe stelle fisse, nella Via Lattea, quando la si vedeva, prima che l'inquinamento luminoso ci impedisse di vedere il cielo. Quindi il tempio, il luogo dell'anima, non può non riproporre nella pietra la grande mappa della casa del nostro anima, del teatro della storia della nostra anima, che è il cielo. Per un uomo antico non era assolutamente concepibile poter fare un culto, un atto religioso, in un luogo che non avesse delle proporzioni che riproducevano quelle del cosmo. Perché la nostra anima, così come il nostro corpo è impastato di terra, la nostra anima è impastata di etere e di luce. E quindi risuona con quelle proporzioni. Naturalmente tutto questo fa parte
calvario con una consapevolezza che noi abbiamo perso, e cioè che l'antica architettura, massimamente l'antica architettura sacra, era non solo un luogo di culto ma anche un libro di testo. Il messaggio e i contenuti della loro sapienza venivano non solo trasmessi a parole ma anche incisi, manifestati, resi palesi nella pietra. Quindi il luogo di culto è in primis il momento della trasmissione di questo tipo di conoscenza, che riguarda non solo la conoscenza dei modi celesti ma anche del riflesso invisibile che sta dietro al modo celeste, cioè che il fatto che gli astri, il sole, la luna, le stelle fisse sono supporti, luoghi, manifestazioni, epifanie delle vicende della nostra anima e del nostro spirito. Per cui assolutamente questo legame inscindibile fra la pietra, dove vado a fare un rituale che deve nutrire e sostenere la mia anima, e la conformazione del cosmo, così come io lo vedo e lo leggo con i miei sensi e con la mia vista. Cedo la parola al professor Gasparri. Stride
celeste con una certa precisione, è necessario che i sistemi di coordinate che abbiamo sulla sfera celeste ruoti concomitantemente alla rotazione della Terra. E non è vero che la Terra ruota in 24 ore, ma ruota in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Dice, vabbè, che differenza c'è? 4 minuti scarsi vogliono dire che se voi vedete questo stella sorgere insieme al Sole una mattina, il giorno dopo vedete questa stella sorgere 4 minuti prima, poi il giorno dopo ancora 8 minuti e poi così via, con il risultato che esiste durante l'anno un giorno in cui per la prima volta una stella si deve sorgere, è il fenomeno della levata in Vega. A noi attualmente interessa poco, ma gli antichi hanno basato moltissimi dei loro calendari, per esempio gli egiziani con la levata in Vega di Sirio, gli egizi con la levata in Vega di 4 stelle, Antara, Sant'Evano, Sirio, Capella, altre popolazioni, altre stelle ancora, proprio sul fatto di avere un giorno durante l'anno in cui una determinata stella si vedeva per la prima volta poco prima del sorgere del Sole. Poi da quel giorno in poi, per 6 mesi, dal suo modo, secondo quella messa della sua sfera celeste, questo poteva essere visto. Questo sistema di scansione temporale, che ha sempre occupato soprattutto la parte del sacro, in contrapposizione a un sistema di misura del tempo basato sul Sole, che aveva avuto prima una connotazione civile, è stato di fondamentale importanza per tutte le decorazioni delle culture antiche. Poi di molte abbiamo documentazioni di altre culture. Gli egizi, per esempio, sapevano, la cultura egizia dura tanto, per cui prendiamoci la quarta dinastia, quella delle piramidi di Giza, di questo ho detto tantissimo anche a sproposito, 2500 a.C., ecco, gli egizi, quando vedevano la levata eliaca della stella Sirio, si era sostizio d'estate, allora, adesso siamo 2 mesi avanti, cioè la levata eliaca di Sirio la vedete anche adesso, però ormai è agosto, per effetto della precessione. Ecco, quando loro vedevano la levata eliaca di Sirio, sapevano che mezza lunazione dopo sarebbe arrivata la piena del Nilo. Non c'era assolutamente fenomeno di causa effetto fra le due cose, solo che in vicinanza al solstizio d'estate sulle alture del sud pioveva. Ecco, dopo un po' di tempo, il Nilo portava l'onda di piena, benefica per gli egizi, sappiamo molto bene, a inondare tutto e a permettere poi direttamente, successivamente, lo sviluppo delle piante dell'agricoltura e quindi del sostentamento di tutta la popolazione. Allora, la classe sacerdotale questa cosa la sapeva, ne approfittava la grande, sono tutte le classi sacerdotali, tutte le culture antiche, hanno approfittato della loro posizione e quindi prevedevano la piena del Nilo con successo sulla base dell'osservazione di un fenomeno astronomico, che pur non avendo relazione di causa-effetto con l'inondazione del Nilo, ma si presentava puntuale ogni un anno siderale. Quindi ogni giro completo della Terra intorno al Sole. Allora, questo è uno degli esempi, voglio dire, tutta la cultura antica, tutte le culture antiche sono state influenzate dall'osservazione dei fenomeni celesti, ma sì dall'antichità proprio remota. Allora, due cose ancora di astronomia più orientale nel vivo e questo. Quella che vedete qua sono le quattro situazioni relative alla posizione massima e minima del Sole sulla sfera celeste, che ricordiamo, la sfera celeste esiste solo nella fantasia e nella mente, voglio dire, di questo astronomi. La sfera celeste non c'è come dal punto di vista fisico, è una stazione, gli antichi pensavano ci fosse. Sfere di stato, ma è molto utile per fare i calcoli, molto utile far finta che ci sia per eseguire i calcoli astronomici. Quindi quando si parla di sfera celeste non si parla di un'entità fisica,
verso l'estate, all'equinozio di primavera, e eccolo, guardatelo qui, dove è primavera, eccolo qui, e il punto di bilancia che è dall'altra parte dove il sole si trova all'equinozio di autunno. Al solstizio d'inverno il sole si trova 23 gradi e mezzo al di sotto dell'eclittica e al solstizio d'estate invece 23 gradi e mezzo al di sopra. E chiaramente questa differente posizione del sole sulla sfera celeste ci fa arrivare i suoi raggi inclinati diversamente. Ecco, se ci riferiamo all'emisfero nord, al solstizio d'estate fa caldo, al solstizio d'inverno fa freddo. Poi se andate nell'emisfero sud, le cose si perdono. Quindi non è più tanto corretto parlare di solstizio d'estate e solstizio d'inverno, è più corretto parlare di solstizio di dicembre e solstizio di giugno. Ok, se l'eclittica è un cerchio massimo sulla sfera celeste, se non ne facciamo una proiezione piana di una sinusoide, ergo il sole starà qui al solstizio d'inverno, qui al solstizio d'estate, qui all'equinozio di primavera e qua all'equinozio di autunno. Ovviamente il sole se ne starà fermo entro certi limiti e nella Terra che gira intorno, ma siccome l'osservatore sulla Terra vede apparentemente il sole che fa tutto il giro, ergo già nella remota antichità quello che era importante era ciò che si vedeva, e quindi alla fine sono nati i modelli cosmologici di tipo geocentrico, cioè la Terra qua e tutto il resto che gira intorno al Sole. Un'altra cosa importante da dire è che la traiettoria del Sole sulla sfera celeste, traiettoria apparente, quella che si chiama eclittica, non attraversa tutte le costellazioni, ma solo 12, in realtà 12 più una. E queste sono le costellazioni dello zodiaco, proprio per il fatto che ogni mattina le stelle anticipano di 4 minuti la loro levata. Se voi vi basate solamente sul giorno siderale, allora in questo caso le stelle sorgono sempre alla stessa ora siderale, ma il sole ritarda di 4 minuti a seconda del sistema di riferimento. Avete lo stesso fenomeno visto da due popolazioni diverse. E questo ritardo di 4 minuti, che corrisponde al fatto che la Terra si è mossa di circa un grado nella sua orbita, produce questo movimento apparente del Sole sulla sfera celeste attraverso le costellazioni, le 12 costellazioni dello zodiaco. Poi, voglio dire, ecco una cosa, quando si parla di costellazioni dello zodiaco e di segni zodiacali sono due cose diverse. La costellazione è proprio, diciamo, il gruppo di stelle, per esempio, guardatevi una a caso, Cervelli, e vedete che ha una certa estensione, ma i pesci, che sono qui, è molto più grande. Se prendete l'Ariete vicino, ecco, allora le costellazioni zodiacali sono quelle attraversate dal Sole quando l'anno, appunto. I segni zodiacali invece sono tutti grandi uguali, sono settori di 30 gradi di eclittica, 30 per 12, 360, quindi si fa tutto il giro, e quindi dentro i segni zodiacali il Sole ci sta sempre la stessa, lo stesso tempo, circa un mese, praticamente un mese solare. Mentre l'attraversamento della costellazione chiaramente dura meno se la costellazione è piccola, dura di più se la costellazione è grande. Quindi gli astrologi, quando usano lo zodiaco, in realtà usano i segni zodiacali, tutti i settori di 30 gradi, mentre invece gli astronomi, quando parlano di zodiaco, usano le costellazioni che chiaramente sono attraversate in un tempo che funziona di quanto non sono. Un'altra cosa, sin dall'elementare ci ho insegnato che il Sole sorge est, tramonta ovest,
condizioni di luce, dove c'è il buio, e a sorgenza di inverno poche ore di luce. Allora è chiaro che dal giorno prima, dal giorno delle piogge d'autunno a quello del solstizio d'inverno, il numero di ore tende a diminuire giorno dopo giorno. Il sole sta poco su, oltre l'orizzonte. Poi è questo per le culture antiche generava preoccupazione, perché la natura moriva, iniziava a far freddo, eccetera. Oggi sappiamo come funziona, ma loro no. Arrivati a... E allora, quando si è in questa situazione, normalmente le classi sacerdotali delle varie tribù antiche, dei tribù di concerti, dei bambini per l'India, eccetera, eseguivano dei riti propiziatori per convincere il sole a riprendere, a invertire il suo corso e a di nuovo illuminare, produce un colore maggiore il territorio con il calore maggiore. Poi si è arrivato al solstizio d'inverno e dopo quel giorno, misteriosamente, il sole dava ascolto alle preghiere dei sacerdoti e tornava indietro, piano piano, con grande ovviamente vantaggio della casa sacerdotale che c'era posta a intermediario fra gli dei. Attenzione, perché per dire, se vi faccio una domanda, domani il sole sorgerà? Voi rispondete tutti sì, perché sapete come funziona. Ma se questa domanda venisse fatta, fosse stata fatta a un esponente di una cultura del ferro, voglio dire, o qualcosa del tipo prima, la risposta sarebbe stata qualcosa del tipo sì, domani il sole sorgerà, se gli dèi non sono incazzati. Gli dèi non sono adirati, non sono arrabbiati, per cui la levata del sole quotidiana era un regalo degli dèi, che poi andavano onorati perché questa cosa non cessasse, perché si erano accorti che il sole produceva effetti benefici sulla vegetazione della natura e alla fine permetteva alla comunità di sopravvivere, soprattutto con le agricole. Ecco, l'astronomia nasce in termini di osservazione pura già nel paleolitico, in termini predittivi invece quando si afferma l'agricoltura. Quando si afferma l'agricoltura è necessario prevedere e pianificare scadenze agricole. Ergo, l'unico orologio possibile per quei tempi è quello celeste. E qui viene fuori un'altra domanda: se io vi chiedo che giorno è oggi, lo dite tutti. Ma basta chi fa la stessa domanda a un monaco medievale, un monaco dell'età del 1000, dell'età che è intorno all'anno 1000, e quello vi dice, non sa rispondervi. Perché? Perché non ha nessun termine di confronto, salvo che nel suo monastero ci sia una meridiana orizzontale come quella che avete sul petrolio. Allora, a quel punto, della lunghezza dell'onda del rumore, nel caso San Petronio, dalla proiezione di un fascio di luce, si può leggere sul terreno la data corrente. Quindi, domande a cui noi diamo una risposta ad Amale, in realtà preventivi non lo erano, anzi, erano di grossissimi problemi. Allora, come vi ho detto prima, il sole cambia il suo punto di levata, il suo punto di tramonto, a secondo dei solstizi, degli equinozi, eccetera. E sull'orizzonte, l'orizzonte astronomico senza montagne, materializzato non solo dall'orizzonte marino, esiste la possibilità di misurare questa posizione dove il sole sorge, secondo un angolo che si chiama angolo di azimuth, un regalo della cultura islamica degli arabi, e che non è altro che l'angolo che viene descritto, che abbiamo tra la direzione del nord astronomico, che non è quello delle bussole, è la direzione del piano passante, l'intersezione tra il piano passante per l'asse
civilizzazioni antiche sul pianeta hanno orientato i loro monumenti, i loro manufatti, secondo ciò che vedevano da casa loro. Allora, vi faccio un esempio. Se siamo a 50 gradi latitudine, qui siamo a 44, no? Allora, noi avremo la configurazione che avete visto prima, un po' più grande, poi con le traiettorie solari, apparenti solari sulla sfera celeste, grande sostanza d'estate, intermedia di equinozio, piccola sostanza d'inverno. Se saliamo, se arriviamo al circolo polare artico, quindi a latitudine 90 gradi, meno 23 gradi e mezzo, che è l'inclinazione dell'asse di rotazione della Terra, abbiamo che le traiettorie del Sole si spianano, cambiano inclinazione, ma addirittura al solstizio d'estate possiamo avere che il Sole, proprio solo quel giorno lì, va a sorgere e a tramontare esattamente a nord. Se salite ancora e andate al polo le traiettorie apparenti percorse dal Sole sono cerchi di sfera celeste paralleli all'orizzonte. Quindi dall'equinozio di primavera fino al solstizio d'estate e all'equinozio di autunno il Sole ci avrete sempre su, è sempre chiaro, non tramonta mai. E mentre dall'equinozio di autunno, solstizio d'inverno e fino all'equinozio di primavera il Sole sta sotto la sfera celeste, sotto l'orizzonte, e avete la notte artica. Se andate, vedete, a 23 gradi e mezzo le traiettorie si sono inclinate in su. Se andate all'equatore, le traiettorie stagionali del Sole sono verticali, quindi ortogonali all'orizzonte, quindi avete lo spostamento del punto di levata del Sole avanti e indietro, allo stesso modo la traiettoria percorsa in cielo è esattamente verticale. Se andate nell'emisfero sud si inverte tutto e avete il Sole che non culmina più, non va più il meridiano sud da noi, ma culmina nord. Di questa cosa se ne accorse dei Fenici quando una spedizione finanziata dal faraone Cheops IV, egiziano, questi partono dal Mar Rosso e scendono con l'idea di girare intorno all'Africa, che è sull'altra parte. Africa che si pensava di essere molto più piccola, solo che invece l'Africa era grande e passava sotto l'equatore. Ci hanno messo 3 anni a fare tutto il giro e scrivono che a un certo punto in poi succede una cosa strana. È vero, il Sole che non culmina più a sud, ma culmina a nord, e sorge dall'altra parte,
siti archeologici storicamente significativi si studiano per dimostrare che lo sono, poi esistono delle tecniche statistiche per valutare la fiabilità dei risultati che si ottengono. Allora, se si analizzano tutti questi test e si applicano a Stonehenge la sua soluzione astronomica, un solo allineamento sopravvive come affidabile ed è quello dell'orientazione della avenue, il viale di accesso della Hillstone, che è la pietra tallone che viene chiamata, e l'asse quindi del ferro di cavallo, della struttura di megalite di cavallo, secondo una posizione di 49 gradi e mezzo, 54, quasi 40, quasi 50, dove nel 3000 a.C., quando quei periodi lì, poteva essere visto sorgere il sole al sostizio d'estate. Si indica così il sole che sorge con la declinazione che è l'equivalente sulla sfera celeste della nostra latitudine geografica, pari a più est, cioè più 23 gradi e mezzo delle sostanze d'estate. Ecco, in realtà la situazione è più semplice di quanto ce la raccontano, nel senso che Stonehenge, che è un luogo di culto che risale al Neolitico, al di là delle varie fasi, nel primo inizio del 3500 avanti Cristo scarso, 3200, e poi viene utilizzato e modificato in continuazione fino al 1600 a.C. più metà del bronzo, tutto viene giocato sulla direzione di levata del sole al solstizio d'estate, quindi e dalla parte opposta tramonto del sole al solstizio d'inverno. Quindi è un tempio costruito inizialmente con dei pali di legno e monumentalizzato per fasi successive, che aveva come scopo l'utilizzo strumenti di culto, voglio dire, riti, cose di questo tipo, ma in cui il momento più importante era il giorno del solstizio d'estate, quando il sole si allineava sul suo punto di elevata proprio sull'asse del monumento e sull'asse della via di accesso. Poi non sapremo mai che tipo di riti venivano praticati lì. Una cosa è certa, è un santuario, non è un complesso funerario, non ci sono tombe all'interno di Stonehenge, le necropoli sono da un'altra parte. Ora, Stonehenge è un, vedete, ecco qui solstizio d'estate, un sole di sorte, questa è la Hillstone, la pietra del tallone, e questi sono i monoliti, ancora persistono, l'altro stone invece. Allora, questi sono grandi e pesanti. Perché poi si parla di megalitismo. Allora, per mettere in piedi queste cose è stato necessario fare una fatica notevole. Voi potreste pensare che chi ha costruito questo monumento fosse una cultura formata da individui energumeni, alti, forti, capaci di spostare che pietre di quel numero di tutte l'arte. In realtà le necropoli ci hanno restituito scheletri di gente alta 1,60, anche meno, che moriva a 30 anni di artrite deformante, quindi con forza lavoro massimo intorno ai 17 anni, e di un anziano morto a 50 anni, il scheletro dice, non è uno scheletro che è morto intorno ai 50 anni di vita. Poi ci sono i due arcieri, che questa è un'altra cosa. Nelle vicinanze di Stone sono state trovate le due tombe di due personaggi alti 1,90 m, pieni d'oro, tutte e due con la faretra, con le frecce dentro, i resti dell'arco che si era chiaramente deteriorato, polverizzato, i quali sono
un'ipotesi che comunque è un'ipotesi, che gli va dimostrata, non basta, però è intrigante la questione. Se si fa tanta fatica a costruire un monumento del genere, vuol dire che esiste una motivazione per farlo, oltre che le risorse. Queste pietre vengono almeno da 40 km di distanza, almeno. Le cave sono a 300 km di distanza, però possono essere state cavate e portate lì senza la conoscenza della ruota, fra l'altro, con grande fatica, su nuclei fatti con tronchi di legno. Poi c'è stato il problema di metterli in piedi e di metterli su queste sopra. Questa comunque è la nuova intenzione che fare successiva rispetto al primo, alla prima definizione del perimetro circolare, il palette, era pieno, circolare il palette, l'orientazione, eccetera. Avete le tre fasi principali di storia, cioè la prima, questa, fatto il
riflette in maniera tale che il sole, a sostituto di quello che lo sotto, illumini la facciata, butti lei i raggi qua e si crea questo effetto all'interno che dura 2 minuti, 2. Ecco, visto dall'altra parte, il sole che sorge con una delle capstone, perché poi c'è tutta una corona di monoliti grossi. Ecco come funziona. Sole che sorge a sostizio d'inverno, meno epsilon stavolta, entra, arriva fino in fondo, questo è per dimettere il cumulo, il corridoio e per certo il ciclo di vita in fondo. E guardate come è fatto il corridoio. In fondo c'è una struttura a croce, è tutto foderato di ortostati, di pietre verticali, fra l'altro incise, a monti di estate. E qui dentro ci stanno le ossa di alcuni defunti di rilievo in deposizione secondaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il morto veniva seppellito da qualche parte, dopo un po' ritirato su, spolpato per benino, ripulito, illustrato a morti di rilievo, non spiegato qualsiasi ovviamente, e veniva messo dentro, aspettando anche il sole illuminasse, lo illuminasse. Allora, poi magari non gli lasciano neanche per più anni, e quindi qua dentro venivano depositate le ossa dei personaggi aristocratici, se vogliamo chiamare, quelli di rilievo della tribù. E ma la cosa divertente è che questo è quello che si rileva. Poi però esiste il fatto successivo, perché l'astronomia non si ferma solo a mettere in evidenza che c'è un raggio di sole che entra, ma bisogna anche capire perché. E soprattutto cosa significava per la cultura antica che ha costruito il tumulo questo fenomeno. Allora, il problema è che sono culture inletterate, non hanno lasciato sicuramente nulla di scritto e non sapevo neanche se parlassero una lingua. Cioè, attenzione che anche questa cosa non è banale. Noi diamo tendenzialmente per scontato che una popolazione del 3500 a.C. parlasse una lingua, cioè tale per cui tutta la tribù si capisse. Probabilmente si capivano, ma diciamo i linguisti sono arrivati a dimostrare che le lingue più antiche non arrivano al 3500 a.C., salvo qualche eccezione di dalla mezzaluna fertile, Ulm, Ugarit e cose di questo tipo. Per cui in realtà non sappiamo neanche come comunicassero fra loro questi, però il dato di fatto è che in cielo conoscevano, sapevano determinare il giorno giusto del solstizio d'inverno, quindi quando il sole raggiunge la massima declinazione negativa, e fare sì di disporre corridoio, pietre, tumulo, finestrelle, eccetera, in modo che la gente si dentro. Allora, questo cosa poteva significare? Allora, per quello che se ne sa, la teoria più buona, secondo me, quella che sembra essere quella che risponde abbastanza bene, è una teoria messa a punto dalla Manica Gimbutas, questa antropologa lituana che è morta non tantissimo, e che assegnava al sole un ruolo di elemento maschile e alla terra il ruolo di elemento femminile. Ergo, questo fenomeno è il greco, poi che si sviluppa anche in altri siti, perché voglio dire, l'Europa è piena di strutture astronomiche, megalitiche, astronomicamente orientate. Ecco, una situazione di questo tipo praticamente era un'allegoria dell'atto sessuale, per cui se il sole fecondava la terra, l'agricoltura sarebbe stata probabilmente favorevole con quanti uomini e tutto il resto. Se invece non succedeva, perché c'era tutto tempo, poteva essere motivo di preoccupazione. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, però tendenzialmente calza abbastanza. È chiaro che cosa ci facevano i morti qua dentro? Nel momento in cui l'effetto del sole sull'illuminamento produceva poi la sua
trovare una spiegazione al perché si avvengano, e magari trovare anche un modo di predirli. Un altro posto interessante è Eschstein, che è vicino a Hannover, cima alla Germania, dove ci sono queste, ci sono tre colpi di pietra del tutto naturali, però sono state lavorate, modellate in epoca antica, e guardate su, fate la scaletta che è stata messa, qui abbiamo una caverna che una volta era chiusa. Allora, è stato dimostrato archeologicamente che si tratta di un santuario sassone. Qui siamo nell'età del ferro. Tribù sassone di quella zona usavano Eschstein come luogo di culto. Poi è arrivato il Carbonario, appunto dopo, vuol dire, intorno al 100 dopo Cristo, e ha cristianizzato a forza i sassoni. Eschstein è stato trasformato in chiesa cristiana e affidato ai monaci benedettini della nazione di Paderborn, vicino, che hanno trasformato la caverna dove si svolgevano i riti da tempo immemorabile in chiesa, ma ne hanno lasciato l'oculo, l'antico altare, e vabbè, e poi qui era tutta chiusa, quindi era buia questo, poi è crollato tutto, adesso ci ha messo la ringhiera, eccetera. Allora, la legge astronomica vi fa vedere che da quell'oculo entrava la luce alla sorgere del sole a solstizio d'estate e andava a proiettarsi qua in fondo dove c'è una nicchia, c'è un segno, eccetera, eccetera. Ma anche quella della Luna, una volta ogni 18 anni e mezzo, all'unistizio estremo superiore, questi segni dovrebbero essere più venuto fuori luce dalla stanza, così, dove la Luna proietta la sua immagine attraverso la nicchia, l'oculo sulla nicchia che sta in fondo a quest'aula, mentre la porta di accesso è lineata sulla levata del sole a solstizio d'inverno. Queste cose qui, siccome la caverna si era ricavata scavando il sito della gente sassone dell'età del ferro, ben prima di Carlo Magno, insomma, è stata voluta e ancora adesso queste cose si possono ammirare. Poi questo luogo è diventato famoso purtroppo per un'altra cosa. Lì vicino abbiamo il castello di Varsburg, e questo luogo di antica sacralità sassone fu utilizzato da Himmler insieme al castello di Varsburg per formare i giovani SS, insomma, per i riti di iniziazione a cui lui era molto affezionato, e quindi essendo diventato un luogo di iniziazione per la gioventù nazista, anzi l'SS in particolare, è chiaro che per esempio al solstizio d'estate la polizia tedesca cerca di scoraggiare che la gente vada lì, e li cacciano perché gli altri giorni dell'anno no, e per cui si teme che questo sia ancora oggi utilizzato come simbolo di certe culture, chiaramente del pre-seconda guerra mondiale. Questo sono io senza barba, magari anche vestito bene, ma la cosa importante è quello che manca. Conoscete? Disco di Nebra. Quel coso lì è un disco così di bronzo, ossidato appunto, è bello verde, in cui ci sono, questo è prima dell'estate, riportati dei dischetti d'oro, l'immagine di un disco che dovrebbe rappresentare in teoria il Sole, uno che dovrebbe rappresentare la Luna, ma sono messi in organizzazione sbagliata, anche quello. Dischetti d'oro che dovrebbero essere rappresentati dalle stelle, la barca solare, dicono, un segmento, una certa apertura angolare
dicendo che è falso, ma poi c'è una ragione per questo, no? Se è vero, potrebbe essere stato un oggetto di culto diffuso davanti all'età del bronzo in centro Europa e riportare quantomeno una o due costellazioni. Questi sette dischetti vanno dicendo che anche nella storia dei tedeschi si tratta della figurazione delle Pleiadi, secondo me è tutto da dimostrare, comunque può essere. Riuscite a riconoscere una costellazione? L'oggetto è stato fatto lì perché? Perché l'ampiezza di questo settore
utilizzato da gente che stava lì. Altro posto interessante, alle stenate pietre di viale. Queste sono in Svezia. Questa è una struttura megalitica a forma di nave molto più recente. Qui siamo nel 800 d.C. Grazie.
come si è formato il mondo, qual è il processo cosmologico che ha dato origine a tutto l'universo, e siccome tutti i suoi dotti non glielo sanno, dire, decide di andare a interrogare chi lo sa, cioè andare a interrogare un Dio. Adesso è mica facile da qui andare su ad Asgard, se ci si può arrivare attraverso un ifro si può vedere l'arcobaleno, allora, però ci vanno sui posti quelli meritevoli, e allora si traveste da pellegrino e percorre, adesso le saghe, le mitologie, percorre tutto Bifrost, arriva ad Asgard, bussa, lo colgono le valchirie che dicono: che cavolo ci fai? Perché sei vivo, non sei già morto. Grazie.
satellite, è una cosa fatta così, grande terrapieno con dentro struttura quadripartita come i castra romani, però era pure rettangolare, con dentro queste cose qui che erano le caserme che ospitavano i soldati. Quindi nel caso si ritrova che è il Fiat, come vedete, abbiamo una struttura quadripartita con quattro caserme per quadrante, con la fatta orientazione astronomica degli assi, gli assi viari, e tra l'altro con il terrapieno, le quattro porte dove si andava a venire, messi comunque tutti in posizione tale che ci fossero dei fiumi, quindi della carne, le manichine potevano arrivarci. Anche Sporo, che è il più grande di tutti, 200 metri, questo è in Danimarca anche lui, e vedete che anche lui ha la struttura interna con i due assi allineati grossomodo secondo le direzioni cardinali. Poi in realtà si è scoperto che l'asse fondamentale è questo ed era allineato sul punto di levata delle stelle del centro di Orione. Poi, fra l'altro, guardate qui che le vedete bene, le tracce poi messe in evidenza degli archeologi delle caverne. Allora, le fasi costruttive di queste strutture sono praticamente prima il cerchio, poi la divisione in quattro quadranti. Attenzione, tutte queste cose che vi sto raccontando in fretta, poi le trovate nei libri, soprattutto queste le trovate nel libro dedicato all'astronomia delle antiche popolazioni germaniche, sono i libri che si presentano questa sera. Quindi io ho fatto non solo la parte relativa a questo libro, ma vi sto facendo vedere un po' pezzi, tutti e quattro i libri. Fatto questo, si stabilisce il quadrato interno, fra l'altro utilizzando le direzioni sostiziali materializzate sul terreno utilizzando il Vekvisir, e poi si fa la ripartizione interna. Anche se noi ne avevamo non solo quattro di caserme per ogni quadrante, ma 16, quindi più grande. Eccolo, praticamente il Vekvisir con le vari significati. Il forcone grosso corrisponde alla direzione nord astronomico, la parte opposta della culminazione del sole, mezzogiorno, e le direzioni sostiziali e equinoziali. Ecco, trovate abbondantemente descritte queste cose in 600 pagine di questo libro, ma fra l'altro in questo trovate anche i megri simili del sesto millennio a.C. del centro Europa, studiati astronomicamente. Parliamo un po' della Luna. La Luna è un brutto cliente dal punto di vista astronomico. Perché? Perché il ciclo è intorno alla Terra, mentre la Terra circola intorno al Sole. Allora, noi possiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con il Sole prima. Il Sole è a solstizio d'inverno, il Sole è a solstizio d'estate, avanti e indietro in un anno. La Luna fa la stessa cosa, in maniera più complessa, descrivendo un arco ortivo, quindi anche un arco occido, in 15 giorni. Ma esiste un giorno in cui la Luna ha la massima oscillazione, che è il periodo dei due solstizi estremi, superiori e inferiori. L'ultima volta è capitato il 15 di settembre 2006. 15 settembre 2006 la Luna sorgeva qua, sorta in questa posizione, poi piano piano, giorno dopo giorno, da sorgere qui, poi tornate in su, altri 15 giorni, arrivate qui, ma non in cima, un pochino prima, giù di nuovo, anticipato sul punto di arresto. Insomma, in parole povere, dopo 9,3 anni, oscillerà solo qua dentro, perché ci sono gli stessi intermedi inferiori e superiori. Dopodiché, dopo altri 9 anni, riapre il suo arco ortivo fino a concludere il suo ciclo di 18,6 anni, di nuovo tornando a oscillare qua sull'arco grande. Perché viene prodotto questo? Perché l'orbita della Luna non sta ferma nello spazio, ma ruota, e la rotazione dell'orbita lunare si compie proprio in 18 anni. Allora, quindi i punti lunistiziali lunari forniscono altre direzioni di orientazione di monumenti. E la cosa curiosa.
stiziali solari, ma sui punti luministiziali lunari, e nessuno sa perché. Nel senso che posso capire l'utilizzo dei solstizi, perché c'è l'agricoltura, e quindi l'anno stagionale è utile. Ma un ciclo di 18 anni e mezzo è dura da spiegare in termini di utilizzo pratico, solo per l'utilizzo di culto o simbolismo. Ecco, vabbè, ecco un'altra cosa. La Luna circola intorno alla Terra, orbita intorno alla Terra in 27 giorni e frazioni, è il periodo siderale, ma le fasi lunari si ripetono con 29 giorni di periodo. Perché questa differenza? Perché la fase lunare prevede la stessa posizione reciproca del Sole e della Terra. Se mi metto qua sulla Terra e a un 9 luglio ho la Luna allineata esattamente con il Sole, se poi anche sullo stesso piano, allora diventa eclisse, ma comunque, questo una volta di tanto, i 6 mesi. E a questo punto cosa succede? La Luna fa tutto il suo bravo giro orbitale in 27 giorni e 32, ma intanto la Terra ha camminato di 27 gradi, perché circa un grado al giorno. E quando ha finito il ciclo siderico lunare, era Luna di nuovo qui, ma non è più allineata col Sole. Per riallinearsi col Sole e avere quindi la stessa fase, lo stesso ancora per 27 gradi, e siccome la Luna ci mette, fa circa 13 gradi al giorno sulla sfera celeste, ci vogliono 2 giorni in più. Risultato, periodo delle fasi è 20-29 e mezzo, periodo invece di ritorno presso le stesse stelle sulla sfera celeste di 27 giorni. Ecco una cosa a corollario di questo: la Terra percorre intorno al Sole un grado ogni giorno circa 360 gradi, 360. Che poi noi sulla Terra vediamo il Sole che fa sta roba, cioè che ci circola, celeste, la sua costellazione, di queste cose se ne accorsero una mezza luna fertile, i Sumeri, i Caldei, quella gente lì, che dovendo stabilire una misura angolare, usarono, si inventarono il grado, cioè la 360esima parte l'angolo giro, perché il loro calendario di allora è 360 giorni. Ce lo siamo portato dietro fino adesso. Ancora oggi noi usiamo gli angoli in gradi, a parte i topografi che usano i conni. Per loro l'angolo retto di 100 conni, 100 gradi, 100 gradi. Ma questa cosa arriva al 4000 a.C., l'utilizzo dei gradi arriva al 4000 a.C. E ancora oggi la utilizziamo. La cosa che è sopravvissuta e continua a sopravvivere. Allora, esiste una priorità nell'osservazione dei fenomeni astronomici. Qual è stato osservato per primo? Qual è l'oggetto celeste è stato osservato per primo? Abbiamo una dimostrazione archeologica, è stata la Luna, non il Sole che è stato osservato per primo. È ritenuto più importante perché sin dal Paleolitico noi abbiamo calendari lunari, a parte la Venere di Rassal che ha il corno e la falce lunare con 13 tacche. 13 tacche sono 13 lunazioni dentro un anno solare. Cioè sono 12 verso 13. Dopodiché abbiamo un sacco di reperti litici, perché quelli in legno non ce ne abbiamo più, dove sono rappresentate striature o tacche in gruppi di 15, 16, 15, cioè sulla metà del mese sinodico, cioè quello del fase. Questo viene da Cuglia, quindi Repubblica Ceca, quindi Gonzi viene dall'Ucraina, 114 tacche in sequenza da 29, 28, cioè 4 lunazioni. Abbiamo Blanchard, addirittura non solo, 30.000 avanti Cristo questi, non solo abbiamo le tacche, ma abbiamo proprio le piccole falci lunari in cice del nostro, fatto con utensili diversi. Per cui è stato il prodotto di una lunga serie di osservazioni e più persone che ci hanno lavorato. L'Arte, Francia, anche lui, serie di 29-30 tacche, 30.000 a.C. Di Shango invece viene dal Congo, questo, Africa equatoriale. È solo 8.500 a.C., ma abbiamo anche 5 lunazioni complete. Allora, qual è il senso?
c'è questa roba, pian piano, della gente che nel 30.000 a.C. sembrava essere accorta per farsi un arso, così come si vogliono, misura i giorni e praticamente con quello riesce a prevedere dei fenomeni futuri e dopo i giorni. E quindi, per esempio, il passaggio delle mani, visto che questi non sono agricoltori ma cacciatori e raccoglitori. Un'altra cosa interessante è che per gli antichi periodicità simili implicano automaticamente rapporti di causa e effetto. Quindi, siccome il ciclo sinodico lunare è molto somigliante al ciclo mestruale femminile, il risultato della luna è diventato il ciclo della fertilità. Poi sappiamo bene che oggi, la scienza di oggi ci dice che non c'è un legame fisico di causa e effetto, solo una somiglianza di periodi, ma per gli antichi esisteva. E allora la luna è stata l'elemento celeste che è diventato il simbolo della fertilità. La luna è molto difficile da descrivere nel suo modo intorno alla Terra, intorno al Sole. Cioè, se io vi chiedo che fase lunare c'è questa sera, la risposta che in genere potreste darmi è, a parte andare a vedere, dire, ma se io vi dico quale sarà quella di domani, devo andare a scaricarmi un programmino da internet o qualcosa del genere che mi calcola la fase lunare. In realtà, se volete una precisione, non del giorno, esiste un metodo antichissimo usato dai pastori, usato dai preti, copto ecclesiastici, che vi permette di calcolare la fase lunare mnemonicamente di qualsiasi giorno dell'anno avanti e indietro nel tempo del giro di 30 secondi. Insomma, hanno questi tre numeri. Allora, l'età della luna è il numero di giorni che sono trascorsi dall'ultimo 9 luglio, quindi la fase, nel senso che il 9 luglio viene 0, 0 giorni, il primo quarto 7, il 14, il 3 luglio, 21, l'ultimo quarto è 30, 29, 30, quindi è il 9 luglio successivo. Bene, se sommate il numero d'ordine del mese contato da marzo, marzo 1, aprile 2 e così via, con il giorno corrente e l'epatta, che è un numerino magico che cambia ogni anno, quest'anno è 17, da febbraio fino a novembre sono 17, è lo sfasamento corrente fra l'anno lunare e l'anno solare. Voi potete calcolare la fase lunare del giorno, provate a farlo questa sera, aprile 2, 2 più, oggi ne abbiamo 13 che fa 15, 15 più 17, fa 15, 25, 32, 32 supera 30, quindi vuol dire che c'è un ciclo di 30 giorni da togliere e quindi rimane 2, sono fatti i conti giusti, quindi 2 giorni dopo il 9 luglio, quindi dovreste vedere al tramonto una falce di luna, che mi pare di aver anche visto stasera. Ecco, allora con questa roba qui, vabbè, questi sono gli esempi, eccetera, gli ecclesiastici si calcolavano la data della Pasqua. Comunque, credo che deve essere astronomicamente definita, che la Pasqua cambia ogni anno la sua cadenza perché la Pasqua si ha di domenica col primo plenilunio, dopo la nozze di primavera. Quindi deve avvenire la nozze di primavera, quindi il plenilunio, la domenica più vicina. Quello si possono fare i conti, non sto a raccontarvi come essere scaricati da internet gli articoli sul computus, il computus della Pasqua in epoca alta medievale, lo trovate su Due Passi del Mistero, lo trovate sull'Exaurea, in altre parti, è proprio spiegato bene come si fa e c'è anche qua, c'è anche in questo libro. Precessione è quella che fa cambiare la posizione delle stelle sulla scheda celeste. Il ciclo di precessione, dopo il fatto che l'asse della Terra si fa un bel corno di 26.000 anni e oscilla di 2 gradi più o meno in 41.000, fa sì che il cielo che vedete adesso non sia lo stesso cielo che vedevano gli antichi. Ergo, gli astronomi si devono spazzare sto calcolo per ricalcolare stella per stella la posizione che avevano nell'antichità. I computer ci aiutano, a volte si faceva.
quello che funziona solo adesso. Nell'epoca antica altre stelle ebbero l'avventura di essere polari. Per esempio, epoca Età del Ferro, 1000 a.C. all'anno 0, la stella più vicina al polo nord, cioè il polo celeste, cammina seguendo questa traiettoria. E qui ci sono due date. E per i centri, quindi, appunto, Età del Ferro, abbiamo che era beta dell'orso minore, con K. Per gli egizi, quinta di quarta dinastia, 2500 a.C., era alfa del lago Tubal, e verso quella c'erano allineate le piramidi. Le piramidi sono allineate strabene dal punto di vista del quadrato di pianta, rispetto alle direzioni cardinali con grande precisione, soprattutto quelle della quarta dinastia. E l'hanno fatto utilizzando dove si vedeva la stella di Tubal. Se andate indietro, paleolitico, sono 8000 a.C., eccetera, altre stelle di altre costellazioni, di Ercole, per esempio. Se andate avanti nel tempo, nel 6000 d.C. sarà la costellazione di Cefeo, nel 10000 sarà Deter del Cigno, nel 14000 Vega della Lira. E infatti questa traiettoria non chiude. Secondo voi perché? Perché oltre al colo di precessione l'asse della Terra oscilla di più o meno 2 gradi in 41.000 anni. Fa il giro di 26.000, oscilla di più o meno 2 in 41.000, vuol dire che in realtà ripasserà per le stesse posizioni fra un numero di anni che è 41.000 per 21.000, per 26.000. E questa è la fascia dello zodiaco con costellazioni e segni che già raccontata. Poi prima segni zodiacali, poi come dire gli astrologi che fanno gli oroscopi sulla base della posizione del sole nel segno celeste, zodiacale del giorno della vostra nascita, poi anche gli altri pianeti eccetera, ma c'è un piccolo problema che gli astrologi fanno le previsioni e gli oroscopi con un cielo bloccato a 4000 a.C. Io sono nato in 23 sono classificato astrologicamente facendo parte della costellazione della Ariete, che è un estremo del segno della Ariete. In realtà, ecco, il problema è che il Sole, il giorno 23 marzo, se andate a vedere dove sorge, vi sorge nella costellazione dei Pesci. Voglio dire, sorgeva nella Ariete al tempo dei Babilonesi. Quindi in realtà gli astrologi che non tengono conto della precessione per tradizione in realtà assegnano un segno zodiacale relativo all'anno di nascita che non è quello che corrisponde all'effettiva posizione del Sole, ma quello che avrebbe avuto se non fosse nati si viene a fare. Perché c'è il Sole, ma questo non è vero. Ecco benissimo. Perché gli astrologi detti questo nome sanno benissimo che Tolomeo, il tetrabiblo, sai che nell'Almagesto distingue perfettamente il segno dalla costellazione. Esattamente. Quindi, quando fanno l'oroscopo e dicono che una persona è del segno dell'Ariete, si riferiscono al primo dodicesimo dell'eclittica, sì, cioè una prova. Facciamo la cosa, facciamo la cosa. No, però non si può attribuire a Tolomeo.
sesto 600 e rotti, 612 avanti Cristo. Sapete che la Banca Monica è una valle di Lombardia piena di successi rupestri, molti che hanno a che fare con il cielo. Allora, questa mostra, tra le varie altre cose, una serie di interessanti incisioni di coppelle, una grande con una serie di coppelle piccole, e poi ce ne sono altre in giro. Eccola la roccia R35 in grande, ecco qui la figura della cometa, altre coppelle. Allora, cosa divertente è quello che dice, ma che sia stata veramente una cometa che poi hanno riprodotto. Questa roccia, siccome contiene le figure del culto di Cane, che era diffuso in epoca antecedente, nel periodo celtico della cultura tamura del VI secolo, e si può datare, l'hanno datata bene. Allora, se io vado a vedere la configurazione di tutte le coppelle e gli tiro via tutto il resto, ecco cosa ottengo: coppellone, altre coppelle, messo così. Questo è già cominciato la costruzione. Se vado a vedere dagli annali cinesi cosa è passato in cielo a livello di comete durante il VII secolo avanti Cristo, ne trovo una che viene scoperta nella costellazione dell'Orso Maggiore, qua. E guardate, cioè praticamente l'artista Camura non ha fatto altro che riproporre sulla roccia la costellazione dell'Orso Maggiore, alcune stelle del drago, alcune dell'Orso Maggiore, la figura della cometa. Bellissimo, è stato bravissimo, eccetera. E quindi abbiamo una prima incisione con lo spirito scientifico. Ma vi ricordate il disco di Vera? Dove era messo? Dove erano messo le sette coppelle dentro la costellazione dell'Orso Maggiore? Ricordate? Secondo me Cristo, 1000 anni dopo di quello a cui viene fatto risalire a occhi e croce, insomma senza datazioni poi sul materiale, il disco di Sangherhausen, o il disco di Neva, come lo volete chiamare. Poi, altra cosa interessante, lì a Guante Roccate, guardate questa figura serpente. Non è tanto importante il serpente, quanto, guardate qui,
Stenar, come storico da questa parte, dice. Piassolo, altro paesetto del Dinterno milanese, guardate, eccola qua. Poi fatto via che sono trovati aperti archeologici che sono della rete del ferro, celtici che sono nel locale museo archeologico. Altra affittata, altra ottimizzata, voglio dire, questa è lineata secondo le direzioni cardinali, ma le liste e gli assi in proporzione pitagorica. Quindi questo triangolo qui è un 3, 4 e 5. Fra l'altro questo è lineare sulla direzione del polo astronomico, una piccola deviazione dovuta alla posizione del polo celeste rispetto a una stella luminosa più vicina che è la Cocata, appunto, Beta dell'Ossa, dell'Ossa minore. Cascina del Bosco, sul di Milano, guardate un'altra. Poi vi dico perché, si è fatta vedere tale anche questa pitagorica e con le batterie di stelle. Vabbè, queste sono le varie immagini satelliti che sono utilizzate. Guarda, Piassolo, Aicuz, Tale di Irlanda, Medevano, anche Milano, il centro di Milano, fra l'altro, un'altra ellisse, questa è la prima a essere scoperta, pitagorica, allineata sul solstizio d'estate, da una parte, solstizio d'inverno dall'altra, Cascina nel Bosco. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene riproposta in area lombarda una situazione uguale a quella di Tale, cioè Medevano, il centro di perfezione fondato sulla scuola delle leggende da Bellovesio, dei suoi galli arrivati dalla Gallia nel VI secolo avanti Cristo. E intorno, vabbè, ci sono degli altri siti, degli altri Nemeto, con la stessa cosa lì. Intorno alle ellissi di Tale pitagorica, anche quelle ci sono 4 o 5 siti dello stesso tipo, disposti. Quindi quello che succede in Irlanda succede anche qui, come poi succede anche in Gallia in realtà. Ecco, tutto ciò comunque, sto andando in fretta perché è tardi, tutto ciò e con tante altre cose l'ho trovato in questo libro. E dall'alpino è molto lombardocentrico, ma non solo. E racconto proprio questo è da là, appunto, guardate, questa ellisse è stata vista dall'immagine satellite, è un'ellisse pitagorica, questa è la rete GPS che io Schiesi fece nel 2003, tra l'altro che io ho visto e di altre precedentissime precisione, tra l'altro, e ecco i miei tempi con l'asse orientato astronomicamente, in questo caso le vate di Denver, per la congiungente in due siti reali, il Forward e il Matrix Forward, sulla levata di via di Sirio e altre cose interessanti. Eccola là. Eccola qua. Visita. Guardate, questa è un'immagine del satellite, si vedono qui, si dovrebbero vedere anche gli altri siti, eccole uno, perché bisogna, non li ho segnati, quindi bisogna andare a riconoscere qui, perché questo non si vede bene, la polizia, cioè, sono quattro, questo è un altro, beh, sono 5 o 6 siti, quando si mette il cerchietto rosso, favorisce poi il riconoscimento. Ok, eccoli come sono messi, ciascuna posizione reciproca è su una linea astronomicamente significativa. E i druidi dell'Irlanda tutto storico ci sapevano fare. Per approfondire, su Tale eccetera, c'è quest'altro libro pubblicato sempre da Cecolla, dovete trovare. Ultime cose, appunto anche le chiese medievali sono astronomicamente orientate, ma questo è scritto. Nel senso che è prescritto dalla Chiesa di Roma, nelle Costituzioni Apostoliche e un sacco di altri testi, addirittura nel Pontificale, sa che le navate della Chiesa
Silvestro II, ma in Europa arrivano ufficialmente da, ad opera di Leonardo Fibonacci da Pisa nel XIII secolo. Tutta geometria, l'utilizzo del decagono regolare scritto nel cerchio generatore generato con un nome e l'ombra per determinare la direzione negoziale, permetteva di stabilire la direzione sostanziale di elevata tensione, la sostanziale estate, quella della sollevata tensione sostanziale di grande era il tramonto di reale. Quindi, per regolare l'orientazione del cerchio iniziale si usava il cerchio di Milano, che è un metodo di equivalenza sola, che è una cosa molto semplice. Avete bisogno di trovare la direzione est-ovest e poi la nord-sud, piantate un bastone per terra un giorno di sole alla mattina, allora alla mattina il sole sorge a oriente, vi proietta quindi un'ombra a occidente, la lunghezza della mia mole stabilisce l'ombra. A questo punto fissate un punto sul terreno dove arriva l'ombra, prendete lo spago, lo incernierate sul piede del mio mole, tirate il cerchio intorno con la lunghezza pari all'ombra di quella mattina. Dopodiché andate via al pomeriggio e quando l'ombra lambisce il cerchio, segnate il secondo punto. La linea che passa fra i due è esattamente l'est-ovest astronomica e la perpendicolare che vi segue questa linea che passa per il piede del mio mole è la nord-sud. In questo modo avete determinato le direzioni cardinali che potete trovare per le altre. L'orientazione della chiesa doveva essere fatta in queste direzioni con l'abside di qua, e le chiese si costruiscono sempre partendo dall'abside, venendo indietro verso la facciata. Gli architetti medievali lo facevano, però poi succedeva soprattutto quello l'ofre, che se invece di essere in zone pianeggianti si era in zone con l'orizzonte naturale locale elevato rispetto a quello astronomico, allora succedeva che il punto di inversione del sole nel paesaggio poteva essere consistentemente diverso dal punto di elevata del sole all'orizzonte. Allora succedevano due cose: o la chiesa veniva allineata su quel punto con una monofora su quell'altro, o addirittura veniva spostato l'asse in modo che entrasse i raggi del sole quando il sole nasceva, perché era fondamentale avere l'entrata dei raggi del sole nelle monofore dell'abside. Ovviamente l'eclittica per la gente cristiana veniva rappresentata con un significato liturgico, e quindi dei solstizi e dei equinozi venivano sostituite date ricavate dalla liturgia cristiana: Natale, solstizio d'inverno, San Giovanni Battista, solstizio d'estate, l'Annunciazione di Elisabetta, all'equinozio di autunno, la Pasqua, ovviamente l'Annunciazione del 25 marzo, l'equinozio di primavera, e altri santi in varie posizioni intermedie. Un esempio del perché è importante legata alla luce del sole all'interno delle chiese medievali è proprio dato, ed è bellissimo, dello studio astronomico di questa chiesa. San Tomè, almeno San Bartolomeo, 7 km a ovest. È una rotonda ormai perché è la quinta edificazione, che ce ne sono altre sotto. Ma qual è la cosa divertente? È che è un miracolo questo mondo. Eccola com'è. Vabbè, qui c'è una monofora apparentemente insignificante. Succede che la sera del tramonto del sole, l'equinozio di primavera, quello di autunno, il sole passa all'altezza giusta sulla sfera celeste per far entrare i raggi del sole attraverso quella monofora. E illuminandolo la balaustra del Matroneo viene un pezzettino che permette quindi il passaggio di un sottilissimo raggio di luce. Ecco quello che succede: questo raggio di luce che si genera produce sull'altare, sul tabernacolo addirittura, la proiezione del disco del sole, perché questa chiesa si comporta da camera astronomica, da camera oscura, proprio per il fatto che la luce viene intercettata e viene lasciata libera su una fessurina. Questa roba succede solo in equinozio, qualche giorno prima, qualche giorno dopo, anzi con precisione due giorni prima, l'equinozio di primavera, due giorni dopo quello di autunno, perché l'architetto ultimo, numero 5,
precedente era la stessa cosa, no? Quei due giorni di ritardo non dicevano il principio, poi le altre prima no, perché le altre non abbiamo solo le tracce biologiche sottoterra. Ecco, guardate, la luce entra, illumina e si genera il fascettino. Un centimetro più alto, per la vostra immaturità che funziona più, un centimetro più basso non è in grado di formare il raggio equinoziale che generava l'immagine del sole, del disco del sole sulla Terra. Poi dentro ci sono anche altre linee astronomicamente significative generate dalla posizione delle monofore e dall'esposizione delle colonne. Addirittura è stata tutta progettata in funzione della posizione del polo celeste. L'altezza del quarto non era una cosa bellissima, perché è stata una cosa molto, a seconda della posizione del polo nord celeste, della culminazione del sole equinoziale, della serie. Se si prende una colonna, la base di una colonna si congiunge con la base della colonna del Macroneo, questo è il piano Terra, si arriva al polo. Perché le colonne sono messe come le direzioni cardinali e le direzioni intermedie. Dall'altra parte, base della colonna nord, collimata con la base della colonna sud del Macroneo, porta esattamente alla posizione del Sole sulla sfera celeste il giorno degli equinozi, che poi la sera c'era lo stagione. Tutta è allineata con il presbiterio dell'abside sulla levata del sole al solstizio d'estate, dietro la montagna. Di questo è stato fatto un libro, è uscito un po' giorni fa, qualche settimana fa, decidendo che proprio Santo Me, e a tutta la problematica dell'orientazione delle chiese medievali utilizzando appunto il sole e le generazioni di giorni di luce. Attenzione, perché se la chiesa di Roma stabiliva che le chiese dovessero essere allineate con la levata, sono levata al sole di Pierozzi, poi c'erano quelli che disobbedivano. Questo, per esempio, che Santo Me era disobbediente, dall'altra parte l'architetto, anche già il primo, era come minimo privato. I Longobardi hanno allineato le loro chiese, non secondo la chiesa di Roma, ma verso i solstizi, le levate al sole, i solstizi, seguendo la tradizione altogermanica legata al culto di Odino, come la nave di Alesterana in Svezia, come altri, molti altri siti vichinghi o comunque germanici, che erano i Longobardi, che contano gli Utland, per cui poi sono arrivati qui. Dopo un certo periodo, dopo che Teodorino e Cenulfo vincono Arezzo contro la fazione longobarda ariana, cristiana ma ariana, allora le chiese che vengono costruite vengono girate in accordo direttamente alla chiesa di Roma. Poi, secondo me, la conversione dei longobardi riguardava praticamente solo gli animali e i nobili, perché gli altri hanno continuato anche in epoca cristiana ortodossa a portare avanti il loro culto di Odino